Per la rubrica Approfondimenti di Informa 360 parliamo oggi di sicurezza. Per la rubrica Approfondimenti di Informa 360 parliamo oggi della sicurezza per parrucchieri e centri estetici, tatuatori e piercer. Lo facciamo con l'esperto di sicurezza Manuel Marini. Benvenuto. Grazie Benvenuto Monica. Manuel. Benvenuto. Allora, oggi ci vogliamo concentrare sugli aspetti che riguardano la sicurezza per parrucchieri, centri estetici, tatuatori e piercer, che sappiamo peraltro che in Abruzzo hanno avuto l'ok, via libera per le riaperture il 18 maggio. Tra l'altro sono stati anche, diciamo, presi, appena la notizia si è diffusa, sono stati anche presi d'assalto dai clienti, soprattutto, insomma, i parrucchieri. Ma quali sono le norme che questi, diciamo, a cui si devono attenere parrucchieri, centri estetici, appunto anche tatuatori e piercer? Innanzitutto la prima domanda è proprio come devono regolarsi con gli accessi? Bene, Monica, ti ringrazio. Per quanto riguarda gli accessi, la Regione Abruzzo, nell'ordinanza 56, ha specificato che ovviamente non potrà più essere fatta attività senza appuntamenti. Pertanto, le persone potranno recarsi presso il proprio estetista, presso il proprio parrucchiere oppure presso il tatuatore o il piercer, solo previo appuntamento che può essere telefonico oppure anche online con email, WhatsApp, social e quant'altro. Per cui le attività potranno essere fatte soltanto per appuntamento. Il secondo punto su cui si sofferma il protocollo appunto appena varato dalla Regione Abruzzo è questo, cioè ci dice che devono essere contingentati gli accessi non solo dei clienti che quindi avranno necessità di entrare previo appuntamento, ma anche gli accessi dei lavoratori, dei titolari stessi, dei soci lavoratori stessi, ma anche quelli degli eventuali esterni che potrebbero venire diciamo, a lasciare della merce e quant'altro. Quindi il protocollo si è addentrato moltissimo all'interno diciamo, di queste tipologie di accesso che potremmo avere. Nello specifico, che cosa viene chiesto? Viene chiesto ai clienti di fornire l'autocertificazione, la famosa autocertificazione, quella che già abbiamo utilizzato in passato per gli spostamenti, e bisogna quindi utilizzare l'ultima versione di cui al DPCM 26 aprile 2020. Perché questo? Non tanto perché noi abbiamo necessità di capire da dove è partito il cliente, ma perché nell'autocertificazione è riportato, cioè il cliente autocertifica di non avere problematiche di salute, di non aver avuto contatti con persone che hanno avuto il Covid negli ultimi 14 giorni e quant'altro. Ricordo che però in fase di appuntamento, quindi o telefonicamente e quant'altro, cioè nel momento in cui si sta facendo la prenotazione, il datore di lavoro, comunque chi svolge l'attività di prenotazione per il centro, dovrà anche fare una sorta di triage telefonico, quindi cercare di capire se la persona ha avuto delle problematiche e quant'altro. Non viene chiesto, così come per esempio avviene per i vari studi medici, come per esempio per i dentisti, non viene chiesto di documentare questo triage telefonico, ma è buona norma farlo. Poi, altrimenti, siamo se no costretti a rimandare una persona una volta che viene, diciamo, all'ingresso della nostra attività. Per cui è consigliabile che è come se si dovesse fare una sorta di check-in prima di far entrare le persone, dove in questa postazione ci sia ovviamente il gel igienizzante, ci siano dei DP monouso da distribuire e poi vengono fatte, diciamo, tutte queste domande e venga fatta firmare l'autocertificazione. Ricordo che oltre a far firmare l'autocertificazione, siccome nel documento ci sono dei dati personali dei clienti da inserire, se in passato non abbiamo ricevuto il consenso per trattare questi documenti, il garante privacy ci impone di dover ricevere l'informativa da parte dei clienti per conservare questi dati. Questo vale fino alla fine dell'emergenza sanitaria. Una volta acquisita l'autocertificazione, poi potremo far accedere il cliente, ma il cliente dovrà accedere con la mascherina chirurgica obbligatoriamente, se quindi non ce l'ha, gliela dobbiamo fornire noi, e facciamo accedere il cliente con i guanti. Se poi dobbiamo fare delle lavorazioni, per esempio, sulle mani, allora le mani dovranno essere igienizzate e quindi di conseguenza è necessario, come dicevo prima, avere a portata di mano una bella quantità di gel sanificante all'interno dei nostri locali. Se poi ci troviamo nei centri estetici, il protocollo impone anche di dover indossare dei soprascarpe, dei calzari da mettere quindi sopra le scarpe per evitare
la contaminazione. Poi il protocollo è anche entrato in merito alla questione della temperatura e nello specifico, mentre il protocollo nazionale, quello del 24 aprile che era stato allegato al DPCM del 26 aprile, stabiliva che la temperatura poteva, quindi veniva data una facoltà di poter rilevare la temperatura sia sui dipendenti che sui clienti, il protocollo della Regione Abruzzo obbliga il lavoratore a essere sottoposto di controllo di temperatura mediante per esempio il termoscanner o il termometro infrarossi, mentre lo stesso obbligo non c'è per i clienti, pertanto io teoricamente ai clienti potrei anche non effettuare la rilevazione della temperatura, stando alle regole fino ad oggi pubblicate. Ricordo che tra qualche giorno il governo sembra che farà uscire un nuovo decreto dove probabilmente ci saranno anche nuove disposizioni. Quindi vedremo se quanto stabilito in Abruzzo sarà coerente oppure no. Al momento è così. Manuel, una domanda. Quindi praticamente i clienti dovranno essere muniti di autocertificazione quando andranno dal parrucchiere e anche dall'estetista e dovranno... I parrucchieri e insomma i centri estetici dovranno acquisire l'autocertificazione che in sostanzialmente in cui il cliente dichiari di non essere affetto da Covid. Esatto. E per la conservazione di questi dati personali, se il cliente non ha già firmato un'informativa sulla privacy, la dovrà sottoscrivere per consentire giusto al commerciale esercente di acquisire questi dati. Per quanto riguarda i dispositivi quindi di protezione, è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica, gel igienizzanti e guanti. Se non si hanno, li dovrà fornire quindi il parrucchiere o il centro estetico. Esatto. Per quanto riguarda anche gli accessi, cioè le persone che possono entrare, cioè quante persone possono andare dal parrucchiere previo appuntamento, telefonata, come insomma hai ben precisato all'inizio della tua spiegazione, ma quanti ne possono prendere? Una alla volta, dipende dai metri quadri, dipende dalle persone che lavorano nel centro, come ci si deve regolare? Stando all'ordinanza 56, non è stabilito per i centri estetici, tatuatori, piercer e parrucchieri, non è stabilito un numero di persone, un numero di clienti in base al numero di metri quadri. Pertanto la logica che per esempio si applica per i locali commerciali non si applica per questa tipologia di attività. Quindi tengo a precisare che non c'è un numero massimo di clienti in base al numero di metri quadri del locale, anche perché se ci ragioniamo dipende anche da come abbiamo le disposizioni nel nostro locale. Cioè come sono disposte le postazioni, ecco, all'interno del nostro locale. Potrei avere 2000 metri quadri di locale, ma avere le postazioni tutte attaccate una a fianco all'altra, e quindi il problema non lo risolvo. Pertanto l'ordinanza prevede che venga rispettata una distanza di sicurezza, fra le persone. Questa distanza di sicurezza è di un metro. Pertanto o installiamo, per esempio, dei nastri, installiamo dello scotch per terra per stabilire queste distanze fra i vari lavoratori, questo per esempio è molto utile per gli acconciatori, oppure altrimenti potremmo anche installare delle barriere di plexiglass, o semplicemente, se riusciamo a farlo, potremmo anche semplicemente rimodulare le postazioni nel nostro locale, come per esempio stanno facendo già alcuni parrucchieri, perché il problema riguarda per lo più i parrucchieri, se andiamo a stringere, i centri estetici hanno le cabine, quindi i parrucchieri per esempio stanno rimodulando, loro hanno anche il problema della vasca, quindi hanno di solito 3-4 postazioni attaccate, ecco, in quel caso lì, facendo proprio un esempio concreto, non posso più mettere 4 signore una a fianco all'altra, ma magari metterò una vasca sì, una vasca in disuso, quindi ci metterò un nastro per non far sedere nessuno, e l'altra vasca invece che è funzionante. Quindi dobbiamo attuare delle piccole accortezze. Non è nulla di impossibile, è semplicemente avere un po' più di attenzione, cercando quindi di mantenere queste distanze nei vari luoghi. I clienti che posso servire, ecco, specialmente per quanto riguarda i parrucchieri, diciamo che al massimo posso avere 2 persone, però solo se magari io ho una persona a cui sto facendo la tinta, e quindi impiega un certo tempo perché deve asciugarsi, e magari posso iniziare a trattare un'altra, per cui magari faccio il prelavaggio piuttosto che l'asciugatura e quant'altro. Però non possiamo avere, ecco, una 4-5 persone per ogni lavoratore. Ecco. Quindi rimarco anche il fatto che non è, non si applicano gli articoli precedenti al protocollo che sono all'interno dell'ordinanza, che invece
lì sanciscono altre cose, ma per quanto riguarda i parrucchieri possono tornare a lavorare sia i datori di lavoro e anche i propri lavoratori, purché comunque ci sia, diciamo, si stia un po' attenti a questo discorso degli spazi, quindi in particolare delle distanze, diciamo, pari o superiore a un metro. Ovviamente se io diciamo nel famoso tempo morto di posa di una di un colore, ad esempio, tratto un'altra cliente, devo cambiare i dispositivi di protezione, quindi guanti, cioè devo soprattutto i guanti. Per quanto riguarda invece la pulizia, la sanificazione di questi locali, bisogna farlo tra una cliente e l'altra, poi bisogna rifarlo a inizio giornata, a fine giornata, anche in questo caso possono farla in autonomia, devono affidarsi a qualcuno, come ci si deve comportare? La Regione Abruzzo non ha imposto di dover far fare questa attività di pulizia e sanificazione da ditte esterne. Pertanto possiamo fare tutto quanto autonomamente. Questa è la prima cosa che intendo confermarti. Quindi può essere fatto tutto quanto autonomamente dal datore di lavoro, o dal suo socio, o dai suoi soci, o comunque anche dai lavoratori, purché come sempre abbiano ricevuto una piccola preparazione, ecco, su questa tipologia di pulizia e di attività di sanificazione che va fatta. Un'altra cosa che devo specificarti è che dobbiamo scindere le attività, perché se parliamo di un centro estetico, di un tatuatore, di un piercer, è normale che ad ogni cliente devo fare una piccola attività di sanificazione, nemmeno troppo sommaria, ma devo andare un attimino, diciamo, in maniera leggermente più approfondita, magari rispetto all'acconciatore, anche lì va fatta, per carità, però qui capisci che è un po' diverso. E quindi, addirittura, per quanto riguarda i centri estetici, diciamo, il documento, l'ordinanza, ci dice che tra un cliente e l'altro, indicativamente, dovremmo impiegare 20 minuti per sanificare, per esempio, il lettino, la postazione, l'eventuale tavolino dove la persona magari ha appoggiato i propri effetti personali, la maniglia che può aver toccato il cliente, la sedia che può aver spostato. Quindi dobbiamo invitare tutte le persone che ci stanno seguendo a essere un po' attenti, e quindi quando il cliente è andato via, cerchiamo di capire cosa può aver toccato. Quindi può essersi appoggiato a una maniglia, può aver toccato una sedia, si è allungato sul lettino, ha appoggiato la propria borsa sul tavolino, ha toccato la maniglia della porta di uscita e quant'altro. Quindi tutte queste cose che potenzialmente può aver toccato il nostro cliente le andiamo a pulire e sanificare, come sempre con prodotti a base di ipoclorito di sodio o di alcol al 70%. Quindi tutto ciò che viene richiamato all'interno della circolare 5443 del Ministero della Salute. Invece per i parrucchieri, ovviamente lì va fatta una pulizia sulla sedia dove si è appoggiata la persona, dove ovviamente ha appoggiato i propri effetti personali, diciamo sui braccioli dove la persona ovviamente ha appoggiato magari le mani, il sedile del lavabo, quindi capisci che va fatta una pulizia che è di questo tipo. Per quanto riguarda invece pettini, forbici e quant'altro, siccome i parrucchieri non sono tenuti ad avere un'autoclave, ma magari potrebbero avere dei forni, allora potrebbero utilizzare questi forni, ma capisco che se hanno attrezzature con manici di plastica e quant'altro, non potranno utilizzare questi forni. E quindi come si fa per pulire? Si usano per esempio prodotti a base di alcol specifici per la pulizia dei ferri, tra virgolette, del mestiere. Le estetiste invece, se hanno l'autoclave, va benissimo, altrimenti anche loro useranno il proprio forno. Vengono poi invitate queste persone a confezionare, specialmente le estetiste, tatuatori e piercer, a confezionare un po' come fanno i dentisti i prodotti una volta che sono stati igienizzati e sanificati. Questo diciamo che molti fortunatamente già lo fanno, anche perché sono già abituati comunque a convivere da tempo con altri virus, come insomma trasmissione come l'AIDS o l'epatite, quindi insomma avendo a che fare ovviamente tatuatori, ma anche chi fa le mani, che magari dove ci potrebbe essere una perdita di sangue. Un'altra cosa che volevo dirti, ecco, per quanto riguarda sempre le pulizie, vi ricordo sempre che va fatta dopo ogni cliente, ma comunque una pulizia un po' più approfondita. Nel protocollo regionale è scritto che deve essere fatta due volte al giorno, e quindi la dovremmo fare paradossalmente a pranzo e poi a cena, diciamo, dopo cena. E per quanto riguarda tutte queste norme che appunto ci hai appena illustrato, come ne deve dare contezza l'esercente ai suoi dipendenti e anche ai suoi clienti?
L'esercente è tenuto in questo caso ad affiggere dei cartelli, quindi della segnaletica, dove dice, dove rimarca questa emergenza sanitaria, dove quindi invita a mantenere le distanze, dove invita a mettere la mascherina, cioè ad entrare solo se c'è la mascherina, a indossare i guanti, a stare un po' attenti, soprattutto nella fase del conto, quindi nella fase del pagamento, nella fase dell'accesso. Infatti poi, fra l'altro, aggiungo che i centri estetici e parrucchieri probabilmente dovranno anche installare una barriera o quantomeno in quella fase avere uno schermo protettivo. L'esercente, quindi, oltre a mettere questi depliant, dovrà, specialmente nei confronti del proprio personale, effettuare una vera e propria informazione, magari quindi spiegando, facendo una riunione, anzi facendone più di una, visto che specialmente all'inizio sarà abbastanza particolare nell'applicazione, sarà un periodo particolare per applicare questo protocollo, e quindi si faranno delle riunioni che è necessario, come dire, documentare in qualche modo. E quindi manteniamo un registro della riunione piuttosto che un verbale di avvenuta, come dire, formazione, informazione, ed eventualmente, se spieghiamo al dipendente anche come effettuare la pulizia, ci aggiungiamo anche l'addestramento su come effettuare queste pulizie e sanificazioni. Ovviamente, essendo solo su prenotazione, niente più sala d'attesa, niente più persone diciamo, in sala d'aspetto e né i giornali, vero? Né materiale Bravissimo. cartaceo, tutto Quindi via. giornali, album per bambini, tutto ciò che comunque potrebbe essere veicolo di contagio deve essere Sparisce. eliminato. Esattamente, sì. E ovviamente nella sala d'attesa, anche lì, se poi può capitare, diciamo, che per qualche motivo si incontrino due clienti, ovviamente, come dire, cerchiamo di lasciare un numero di sedie adeguato, di non lasciarne troppe. Se ce ne sono tante e non le possiamo togliere, le barriamo, le sedie che sono troppo vicine le une tra l'altro. Le une Grazie, con diciamo così. chiarissimo, chiarissimo. Magari mettiamo anche un cartello vietato sedersi così a prova. Grazie Manuel Marini per tutte le precisazioni, grazie anche ai nostri spettatori. Ricordiamo come sempre di scriverci, segnalarci le vostre domande nella mail che trovano sul nostro sito. Grazie.